Ciao a tutti, bentrovati e benvenuti nell'ultimo episodio di Pokémon Diamante Lucente. Nello scorso video c'è stata la cattura di Darkrai tramite la scheda Sochi che si prende con il dono segreto. Ed oggi finisce la serie con la cattura di Arceus, la divinità del mondo Pokémon. Ma questo è possibile farlo solo se si ha un salvataggio di leggende Pokémon Arceus, nel quale si è sconfitto e quindi catturato Arceus stesso. Qualora avesse salvataggio e completato quindi tutte le missioni principali, potete poi recarvi nella stanza del personaggio protagonista di Diamante Lucente e Perla Splendente e troverete a terra il Flauto Cielo, ovviamente se avete battuto la Lega Pokémon, certo. Hai trovato un Flauto Cielo? Perfetto, vediamo un attimino come è fatto sto Flauto Cielo. Classico sprite dei vecchi giochi. Flauto che emette una melodia che sembra appartenere a un altro mondo. Non si sa chi l'abbia creato. Beh, Arceus stesso, come abbiamo scoperto in Leggende Pokémon. Per me il posto più congeniale per il quale entrare al Monte Corona e quindi arrivare alla Vetta Lancia è da Curipoli. Si prende la strada che porta a sinistra, percorso 208. Si va per di qua. E si entra quindi al Monte Corona, se ce la facciamo. Bene, 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 siamo arrivati alla cima. Sembra che tutto sia normale, forse dobbiamo suonare... No? È il Flauto Cielo che suona da solo. Si sente un suono provenire dal Flauto Cielo. Vuoi suonarlo? Ah, allora sì. È apparsa una scala di luce. Wow. Stupendo. Fa fatica a salire le scale? Ma ci picchia. È lui. Gli mando il figlio malvagio contro. Allora, lotta finale contro Arceus. Il figlio malvagio contro il padre. Io andrei di forza sfera di circostanza, giusto per fargli male. Ah, già fa ripresa, quindi si preparava, no? Dice, questo mi colpisce duro. Nulla, effettivamente, Davvero poco. Con Arceus che fa ripresa, bella non è. Ma ci picchia, se continua a fare ripresa non finiamo più. Divinazione, buono, divinazione almeno ci dà un turno in più per colpire. Non so se andare con un altro forza sfera oppure lui fa divinazione, buono. Questo è ottimo. Ora colpisce divinazione, ma non importa. Ah, non ancora? Ok. Ultra Ball. Iniziamo. Ovviamente. Cavoli, a saperlo lo colpivo un'altra volta.
Non ha fatto troppo male divinazione. Mannaggia. Iperraggio, ma non ha effetto. Se ora faccio forza sfera, mi fa ripresa. Cura ardore. Ma è pazzo. Vuole uccidersi. Si immola per salvare la squadra. Cura ardore quello fa. I Pokémon va a zero. Però quello che viene dopo cura tutti quanti i problemi di stato e i PS. Se non ricordo male anche i PS. Mal comune. Ma si... Ho più PS! Ma che cagata! Ma dai! Ma non me l'aspettavo che avessi più PS io di lui. Perché? E vabbè, allora, senti. Va bene così. Ma guardalo, ma guardalo, ma guardalo, dopo il primo scontro, via, si prende. Mamma mia. Più difficile da catturare di tutti è stato, il più difficile. Arceus, Pokémon primevo. Nella mitologia è descritto come il Pokémon che ha dato forma all'universo con le sue mille braccia. Soprannome d'Arceus? No. Via ai box del PC dove rimarrà per sempre. E insomma, l'alba sulla nuova Sinnoh. Eccola qui. Che dire, non c'è posto migliore per concludere la serie dello spazio origine. Anche se, personalmente avrei preferito che si fosse saliti un po' di più, sia nei vecchi giochi sia che in questi nuovi maggiormente, visto che appunto sono nuovi. Ma va bene anche così, in fondo sono remake fedeli, che cosa ci volete fare? Ma è stato bello tornare a Sinnoh in una veste nuova, seppur molto molto simile all'originale. È stato bello comunque tornare, vivere nuovamente l'avventura che ha fatto cominciare milioni di fan del mondo Pokémon, milioni di persone che oggi sono fan dei Pokémon. Ad ogni modo, vi ringrazio per aver seguito anche questo video finale di Diamante Lucente. In descrizione il link per Instagram e Telegram. Se ancora non siete iscritti, magari iscrivetevi a noi. Ci vediamo ovviamente domani con un nuovo video. Bye bye.